Sono scesi a circa 80 gli ospiti del campo profughi della Croce Rossa alle Tagliate. Sembra arrivato così a compimento il piano annunciato lo scorso ottobre dall'assessore alle politiche sociali del comune di Lucca, Lucia Del Chiaro, che prevedeva appunto una riduzione delle presenze nella struttura, arrivata ad ospitare oltre 200 persone nei mesi e negli anni scorsi. Il calo dei richiedenti asilo è stato reso possibile dalla diminuzione del numero degli sbarchi in Italia nel 2017. L'obiettivo del Comune adesso è quello di evitare che la struttura torni a sovraffollarsi, anche perché, come ribadito più volte, lo spazio delle Tagliate in realtà è un punto di raccolta della protezione civile e deve essere immediatamente a disposizione in caso di emergenza. Nello scorso ottobre l'assessore Del Chiaro aveva annunciato a Noi TV che il Comune mirava a rientrare nei parametri previsti dalla Regione per l'accoglienza, che per Lucca prevedono la presenza totale di 350 richiedenti asilo, numero che in passato è stato spesso sforato proprio a causa del sovraffollamento dello spazio delle Tagliate.